questa cosa, dovevo lanciare questa considerazione, che il disegno di legge parte da un principio che è un principio di natura economicistica, il principio di invarianza dei soldi di finanza pubblica. Cioè, quel disegno di legge è stato attento a non aumentare di un euro la spesa pubblica, perché la regione siciliana, se ogni anno spende X per prorogare i contratti che sono reiterati e abusati nel tempo, noi diciamo esattamente la stessa cosa, continua a spendere X, però almeno stabilizzo, dai la possibilità ai comuni, alle amministrazioni, alle pubbliche amministrazioni di stabilizzare, mantenendo ovviamente quella somma di contributo di finanziamento. Non che con l'articolo 30 questo viene messo sicuramente in discussione. Io ora do la parola all'avvocato Lendici per la sua relazione, grazie. Buongiorno, io ringrazio innanzitutto l'onorevole Vitturino, Gaetano Aiello, Sergio Galeano che mi hanno coinvolto in questa iniziativa. Io ho conosciuto questo gruppo di amici, li posso definire così, nelle aule giudiziarie, trovandomi a difendere una pubblica amministrazione in una causa che riguardava proprio lavoratori precari. Forse c'è un altro microfono aperto perché c'è un po' di... quindi una causa di lavoratori precari dove mi sono trovato a dover sostenere delle tesi, per così dire, diciamo, istituzionali, che però hanno un certo tasso di problematicità della quale, cioè, ovviamente da studioso laico sono perfettamente consapevole. Non mi addentrerò nel trattare profili che già i colleghi hanno sapientemente esaminato sulla giurisprudenza comunitaria o in generale sulle conseguenze della giurisprudenza alla Corte di Giustizia o sulle novità, ne parlerà credo Enzo De Michele del recente Jobs Act di Renzi. Voglio guardare in particolare al caso siciliano e al delineare un quadro della competenza speciale della regione siciliana in materia di diritto del lavoro, che va riguardata anche alla luce del titolo quinto della Costituzione, che non cambia poi molto le cose per quanto riguarda la Sicilia, ma ci offre sicuramente delle coordinate di sistema. Detto questo, nel mio intervento sarà mia cura segnalare come spesso le previsioni della legislazione regionale, soprattutto quelle che prevedono i divieti di assunzione, possono avere una certa interferenza sulla adozione di misure sanzionatorie relative ai contratti a tempo determinato. Cercherò quindi, nei limiti del possibile, di dipanare il bando di questa materia. Tutti sappiamo che nel 2001 è stato approvato il nuovo titolo quinto della Costituzione, il cui articolo 117 attua nel nostro ordinamento una sorta di rivoluzione copernicana. Prima, diciamo, lo Stato centrale attrae da su di sé la maggior parte delle competenze, dopo il nuovo 117 Stato e Regioni sono poste in una posizione di pari ordinazione. Ci sono però delle materie, dobbiamo ricordarlo, riservate esclusivamente allo Stato, tra cui quella che più ci interessa è l'ordinamento civile, nella quale insomma risuona il vecchio limite del diritto privato, e poi all'articolo 117,3 un'altra competenza dello Stato è quella in materia di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, mentre l'articolo 117,3 dice che sono materie di competenza concorrente delle regioni tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa. Quando fu emanato il nuovo titolo quinto della Costituzione, un po' fuori dalla Sicilia perché da noi si applicano norme aventi parimenti
rango costituzionale che sono l'articolo 14 e 17 dello statuto, qualcuno in Italia parlò di una sorta di polverizzazione del diritto del lavoro, cioè la previsione della in via di tutela e sicurezza del lavoro di fatto in un'interpretazione estensiva avrebbe consentito alla regione di invadere spazi tipicamente riservati al contratto di lavoro e quindi alla regolazione privatistica. Si disse la tutela attiene anche ai profili sanzionatori che riguardano la disciplina privatistica dei rapporti. In verità però queste letture estensive che guardavano ad una eccessiva invasione da parte della regione degli spazi regolativi nella materia del contratto di lavoro e quindi anche del contratto di lavoro subordinato, ha subito un brusco, diciamo, arresto per effetto della giurisprudenza della Corte Costituzionale che a partire dalla sentenza 50 del 2005 relativa alla legge delega numero 30 del 2003 e al decreto legislativo 276 del 2003 ha diciamo, validato una sorta di impostazione statocentrica salvando complessivamente l'impianto della riforma Biagi e dicendo che vi sono comunque dei principi che vanno diciamo, regolati in modo unitario su tutto il territorio nazionale, delle materie che vanno regolate in modo unitario su tutto il territorio nazionale, e ha fatto leva appunto sull'ordinamento civile e sulla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In Sicilia, come vi dicevo, una norma costituzionale di rango costituzionale come l'articolo 14 dello statuto e anche un'altra norma, l'articolo 17, regolano in modo diverso le attribuzioni del legislatore siciliano, probabilmente in modo un po' più ampio rispetto a quanto previsto dalle altre regioni dal titolo quinto della Costituzione. Infatti l'articolo 14 individua una competenza della regione su materie come diciamo, lo stato giuridico ed economico del personale regionale che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto per i dipendenti dello Stato. Il tutto diciamo, però nel rispetto delle leggi costituzionali e delle riforme agrarie e industriali deliberata dalla Costituente del Popolo Italiano. Questo ultimo limite è stato poi interpretato come equivalente al limite delle norme di riforma economico-sociale. L'articolo 17 invece attribuisce alla Regione, entro i principi e i limiti fissati dalla legislazione dello Stato, una competenza in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, attenzione perché qui sta la vera differenza, previdenza e assistenza sociale. Quindi come vedete, vero è che titolo quinto della Costituzione parla di ordinamento, ordinamento civile, ma già diciamo come competenza esclusiva dello Stato, ma già nello Statuto siciliano del 1946 si faceva riferimento ai rapporti di lavoro e quindi alla possibilità anche di incidere su norme di diritto privato in modo differenziato rispetto al resto del Paese. Tuttavia questa previsione rapporti di lavoro contenuta nel 17 dello statuto è stata interpretata sempre con una certa cautela da parte della giurisprudenza della Corte Costituzionale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha infatti detto che comunque la competenza della regione siciliana andava vagliata alla luce del canone di ragionevolezza, e il principio di ragionevolezza è pur sempre un concetto che potremmo definire un empty box, una scatola vuota che poi va diciamo, riempita di contenuto concreto dall'interprete. Scorrendo i repertori della giurisprudenza della Corte ci accorgiamo che la Corte ha giustificato in modo limitatissimo invasioni della regione nella materia del diritto privato e lo ha fatto in casi in cui era necessario
peculiarità del mercato del lavoro siciliano. Per esempio, si è giustificata una regolamentazione differenziata per quanto riguarda il settore minerario, che era una specificità siciliana. Ricordo il caso degli enti economici dismessi, tra cui l'attuale ente minerario siciliano in liquidazione. Come per esempio un altro caso particolare fu quello del trasferimento del personale delle società dismesse a una società unica, RSAIS, che a mio avviso, diciamo, con una sorta di strabismo dei giudici, ha svolto attività di somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni, diciamo, sulla cui compatibilità con i principi generali della legislazione nazionale nessuno ha mai voluto addentrarsi con un certo acume e con anche una certa dose di diciamo, aggressività. Cioè, è stata una situazione ampiamente tollerata che dovrebbe andare ovviamente ad esaurimento con la liquidazione degli enti pubblici regionali. La legislazione regionale siciliana però dall'altro lato ha previsto una serie di limiti, per esempio limiti assunzionali, per quanto riguarda le società parapubbliche, società partecipate dalla regione o da altri enti pubblici. Queste disposizioni sulla necessità per queste società, che hanno vissuto sempre in una sorta di limbo tra pubblico e privato, sulle quali non si è mai capito bene quale disciplina applicare, se quella privatistica, che a mio avviso dovrebbe essere applicata, o quella pubblicistica, che invece alcuni giudici tendono a richiamare attraverso, a mio avviso, una forzatura interpretativa. Dicevo, pongono una serie di questioni relative al precariato, perché anche queste società hanno continuativamente attinto al lavoro flessibile, anzi spesso hanno costituito i loro bacini di personale con lavoratori precari o addirittura con lavoratori a tempo indeterminato assunti senza alcuna procedura selettiva, e con questo bacino di personale continuano ad operare. Ci sono i fortunati, coloro che senza procedura selettiva sono rimasti all'interno delle società partecipate, ci sono, diciamo, i lavoratori più sfortunati che sono magari riusciti ad entrare ma a tempo determinato. Il contratto finisce, fanno la causa. E qui si pongono una serie di questioni che vengono sul tappeto nelle aule di tribunale. È stato per esempio molto significativo un dibattito giurisprudenziale che ha interessato il Tribunale di Palermo, la Corte d'Appello, ma che credo qui ho vicino il dottor Bronzini, dovrà essere la Corte di Cassazione a dissipare in modo, diciamo, definitivo. È relativo alla applicazione dell'articolo 32 del collegato lavoro con riferimento a società partecipate per le quali sussisteva un divieto di assunzione, se non un divieto di assunzione assoluto. Allora, cosa accade nel contratto a tempo determinato? Un lavoratore, sulla base dell'articolo 32 del collegato lavoro introdotto nel 2010, può ottenere la conversione del rapporto, quindi l'accertamento dell'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato secondo il meccanismo però della nullità parziale, viene dichiarato nullo l'elemento accidentale, e poi nei casi di conversione, dice l'articolo 32, il giudice condanna a un risarcimento del danno che va da 2,5 a 12 mensilità secondo una serie di criteri che sono mutuati dall'articolo 8 della legge 604 del 66 a proposito della tutela obbligatoria. Molti precari di queste società hanno fatto causa e si sono visti opporre dal Tribunale di Palermo una singolare giurisprudenza, una singolare tesi, ciò che si è inverata in una giurisprudenza che però ha avuto un certo seguito, secondo cui
non potrebbero ottenere sostanzialmente nulla, pur a fronte di una palese violazione della disciplina del contratto a tempo determinato. La combinazione è stata la seguente. L'articolo 32 del collegato lavoro avrebbe, diciamo, mutato la natura della sentenza con cui si accetta la nullità del termine e l'avrebbe trasformata da una sentenza di tipo dichiarativo a una sentenza di tipo costitutivo. La conversione avrebbe, secondo il Tribunale di Palermo, un effetto ex nunc e non ex tunc, il che significa che l'eventuale divieto di assunzione andrebbe vagliato non al momento in cui è stato costituito il rapporto, ma nel momento in cui il giudice pronuncia la conversione. Il che significa che se la sentenza interviene quando già è stato introdotto il divieto, diciamo, il giudice non potrebbe convertire il rapporto perché viola un divieto legislativo e dall'altro lato non può neanche dare risarcimento, perché siccome il risarcimento è collegato alla conversione, si dice nei casi di conversione, mancando la prima manca anche il presupposto del secondo. Questa tesi, diciamo, è una tesi che viene tuttora, diciamo, perseguita, devo dire anche con una certa ostinazione, al Tribunale di Palermo, anche se la Corte di Appello di Palermo ha emanato, diciamo, delle sentenze che l'hanno, diciamo, a mio avviso correttamente smontata. Perché dice la Corte di Appello di Palermo, il fatto che la sentenza abbia effetti dichiarativi e non costitutivi ex nunc è palese, ce lo dice anche la Corte Costituzionale nella sentenza, diciamo, a proposito della legittimità costituzionale dell'articolo 32 del collegato lavoro. Tra l'altro l'articolo 32 non fa altro che determinare una forfettizzazione del risarcimento per lucro cessante, come osservava anche il dottor Coppola, dal momento, diciamo, in cui è cessato il rapporto al momento in cui il rapporto viene ripristinato, ma con ripristino del rapporto, che non è altro che l'effetto della nullità parziale, quindi di una sentenza dichiarativa sulla base del modello delineato all'articolo 1419 al secondo comma, risolvono tutti gli obblighi tipici del rapporto, ivi compreso il pagamento della retribuzione, a prescindere da una messa in mora. Quindi non è vero, secondo la Corte d'Appello, e questa tesi a mio avviso è corretta e troverà certamente conferma ove la questione dovesse giungere in Cassazione, la tesi secondo cui l'articolo 32 del collegato lavoro non ha mutato nulla in ordine alla natura della sentenza che diciamo, si occupa della sentenza che accetta la nullità del termine. La sentenza è sempre una sentenza dichiarativa della nullità, diciamo, in cui però il legislatore ha previsto solamente una limitazione del risarcimento per il periodo che va dal momento in cui il rapporto è cessato al momento in cui il rapporto viene ripristinato. Prima, tutti sappiamo, il principio era quello della mora credendi, con il pagamento delle retribuzioni dall'offerta della prestazione fino all'effettiva ripresa del servizio. Un'altra questione sulla quale volevo soffermarmi, saltando alcune cose che credo tratteranno gli altri relatori a proposito, per esempio, di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, riguarda un altro settore in cui si è abusato di precari e del quale mi sono anche occupato come legale, quello dei precari nei consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica sono delle persone giuridiche di diritto pubblico che in Sicilia svolgono attività economica, quindi sono ascrivibili alla categoria degli enti pubblici economici. Ebbene, i consorzi di bonifica hanno reiterato contratti a tempo determinato per moltissimi anni, ci sono casi di rapporti a tempo determinato di 12-13 anni. Alcuni lavoratori hanno fatto causa e si sono visti opporre da una certa giurisprudenza di cui l'impossibilità di procedere alla conversione perché, ricevendo finanziamenti dalla regione, sarebbero assimilabili alle pubbliche amministrazioni e quindi
opererebbe il divieto di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001. Tesi sbagliata, perché l'ente pubblico economico, si distingue dall'ente pubblico non economico, che invece potrebbe ricadere nel divieto. Con l'ente pubblico economico la pubblica amministrazione svolge attività di impresa e non c'è ragione per cui debba essere esonerato dall'applicazione delle regole privatistiche. Tra l'altro vi faccio notare che la legislazione regionale siciliana, che istituisce i consorzi di bonifica, li qualifica come consorzi di imprenditori agricoli e non agricoli enfiteuti affittuari, quindi giammai consorzi di pubbliche amministrazioni cui potrebbe applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 165 del 2001, che individua le pubbliche amministrazioni. Allora, a questo punto, appare corretta invece quella giurisprudenza che nel settore dei consorzi di bonifica, anche attingendo alla giurisprudenza della Cassazione che parla di enti pubblici economici in modo chiaro, ha statuito in ordine alla conversione dei rapporti di lavoro. La cosa che è un po' bizzarra è che, però, vi cito il caso dei miei clienti, gli sti lavoratori sono stati quasi financo minacciati di notificare la sentenza che statuiva la conversione, perché in molti casi è stata opposta questa minaccia: se notificata la sentenza, quindi noi ci accorgiamo che siete a tempo indeterminato, siamo costretti a licenziarvi. Se lo faranno, sarà chiaramente un licenziamento ritorsivo discriminatorio, con l'applicazione dell'articolo 18, primo comma dello statuto dei lavoratori, sia pure riformato dalla legge Fornero. Il che significa che c'è appunto un atteggiamento, come osservava correttamente il giudice Coppola, quasi religioso nell'affrontare il tema della conversione dei rapporti di lavoro, quando una certa dose di laicismo e di pragmatismo ci consentirebbe di superare in molti campi ampie sacche di precariato, e ce lo consentirebbe, perché ce lo consente anche l'articolo 97 della Costituzione, che ricordiamoci prevede sì il concorso pubblico come regola, ma molti dimenticano che l'articolo 97 dice che nelle pubbliche amministrazioni si può entrare anche nelle altre forme previste dalla legge, e se sono forme che mantengono in qualche modo il principio selettivo, per questo appunto io non ho letto il decreto, il disegno di legge Venturino, ma sarebbe auspicabile inserire questa previsione, e però favoriscono la stabilizzazione del personale precario, non credo che nessuno potrebbe osservare, nonostante la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che è stata citata, la violazione del 97 Costituzione. Credo che la strada da fare sia ancora molta, ma il percorso in qualche modo è segnato. E il percorso è segnato anche perché, come ci hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, noi siamo seduti su una sorta di vulcano sottomarino, che è il pubblico impiego regionale, l'insieme delle società parapubbliche, che alla luce della giurisprudenza comunitaria rischia di esplodere da un momento all'altro, perché quando mai arriverà una pronuncia chiara e non criptica o interpretabile come criptica, come quelle che sono venute fino adesso da parte della Corte di Giustizia, che per esempio dirà che la conversione nel pubblico impiego non è un tabù, si potranno determinare effetti improvvisi che veramente potranno mettere il legislatore dinanzi alla necessità di dover compiere in tempi brevissimi scelte tragiche, uso il termine che piace molto a Fardolesi, tragic choices, e epocali. Il problema quindi c'è, rimane attuale e va sicuramente affrontato con attenzione, e in questo senso l'iniziativa
parlamentare dell'onorevole Venturino ci testimonia l'attività da parte dell'Assemblea regionale siciliana su questo profilo, di un'assemblea che, però questo bisogna dirlo, lavora poco, perché potrebbe fare molto di più, sfruttare appieno la specialità siciliana consegnataci in materia di diritto al lavoro dagli articoli 14 e 17 dello statuto, ma diciamo, produce quantitativamente poche leggi, e spesso si tratta di leggi finanziarie calderone, gettando in un certo senso la spugna rispetto a un compito alto che è stato assegnato dallo Statuto siciliano del 46. Grazie.